Benvenuti nella guida degli ebook Wiley della Biblioteca di Ateneo dell'Università di Milano Bicocca. Come prima cosa vedremo la nostra offerta dall'editore Wiley. Vedremo la collezione ebook di statistica e le enciclopedie. In particolare analizzeremo le modalità di ricerca e come vengono presentati i risultati. Iniziamo vedendo la nostra offerta da Wiley. La biblioteca ha accesso a diverse risorse di Wiley. Per vedere l'elenco completo, andiamo in MetaBib, Biblioteca Digitale. Selezioniamo Trova banche dati e spostiamoci sul Trova. Qui scriviamo alla voce editore aggregatore Wiley e aggiungiamo come tipo risorsa ebook. Vai. Attualmente abbiamo una collezione di ebook di statistica, Statistics, Probability and Statistics Series, e diverse enciclopedie scientifiche ed economiche. Noi prenderemo in esame una delle enciclopedie, Encyclopedia of Computer Science and Engineering. L'interfaccia di ricerca è uguale anche per tutte le altre. Vediamo subito la collezione ebook di statistica. Selezioniamo Statistics. Per quanto riguarda la collezione di statistica, noi vediamo tutti i volumi commercializzati da Wiley sull'argomento. La biblioteca ha acquistato solo i volumi con l'icona con lucchetto aperto. Vengono presentati in ordine alfabetico. Proviamo ad aprire ad esempio il libro Alternative Methods of Regression. Lo selezioniamo. Ogni volume permette di scaricare sul proprio PC i singoli capitoli in formato PDF. Quindi basterà cliccare su PDF. In alternativa possiamo anche cercare all'interno del libro utilizzando il search che c'è in alto, quindi scrivendo una parola chiave in questo campo dove cerchiamo in this book. Vediamo come si presenta la Encyclopedia of Computer Science and Engineering. L'interfaccia di ricerca delle altre enciclopedie, Wiley, è simile. Selezioniamo l'enciclopedia. Di default si apre la schermata di ricerca. Si può fare la ricerca per parole chiave. Se vogliamo cercare solo in questa enciclopedia, cerchiamo qua al centro, Search for. Se invece vogliamo cercare in tutte le risorse Wiley, allora cerchiamo in alto nel Search all content. Proviamo a fare una ricerca solo in questa enciclopedia. Cerchiamo l'argomento degli insiemi parzialmente ordinati e dei reticoli. Scriviamo le parole in inglese, quindi posits, lattices. Possiamo limitare la ricerca ad alcuni campi, come titolo, article title, autore, author. Possiamo anche aggiungere le date, oppure anche scegliere l'argomento, topic. Noi adesso non aggiungiamo filtri. Lanciamo la ricerca cliccando su Search. Abbiamo trovato quello che cercavamo. Possiamo accedere all'abstract o scaricare il full text in formato HTML o PDF. Oltre alla ricerca per parole chiave, possiamo fare altri tipi di ricerche. Dal menu a sinistra, cliccando su Article by Title, sotto Find Articles possiamo visualizzare un elenco alfabetico delle voci dell'enciclopedia. Cliccando invece su Articles by Topic possiamo avere un elenco degli argomenti in cui le voci sono comprese. Per qualsiasi altra necessità e informazione puoi scrivere all'indirizzo usbt@unimib.it.